scusa se ti disturbo, ascolta, mi è arrivato un fax dove mi hanno appena comunicato che stanno vagando in questo rione, dicono che sì, delle persone, sì, dicono che appartengono a una razza aliena o simile a quella terrestre. Sì, uno non è molto robusto, l'altro è bassottino, sembra anche abbastanza permaloso, mi hanno detto così. Sì, mi hanno informato che si nutrono di caffè, poi vanno ghiotti per parada, spardola, sta maniera. Comunque, chiunque li incontri è pregato di assecondarli, ok? Meglio non correre rischi. Questo è il Comune di San Sperato. Comune di San Sperato. Del villaggio. Capo di questo villaggio. Qui c'è il capo del villaggio, è vero. Andiamo. Aspetta, aspetta. Li vedo. Stanno venendo proprio qui. No, forse sono quelli della sanificazione. Però adesso devo capire. Ti richiamo dopo. Ciao, ciao. Qui a Polo Foschia ma base, qui a Polo Foschia ma base. Abbiamo appena individuato la residenza del capo di questo villaggio. Sì, sì, sì. E al momento no, non si intravede nessuna ombra umana, no, almeno pare così. Il problema è che Gilben, ha fame, ha tanta fame. Ha tanta fame. E anch'io ho tanta fame. Buongiorno stranieri, io sono il capo del villaggio, vi do il benvenuto in pace. E noi in pace, ho fame. Ma anche lui mangia in pace. Grazie dell'accoglienza. Prego, diamoci il 5. Va bene, che cosa vorresti? Panata, salsicce, bistecca, maronese. Però è tutto chiuso perché c'è la pandemia. Anche io vorrei una birra, una pizza, però... E anche io vorrei spaghetti e ricci e tutto quanto, però c'è la pandemia e tutti i bar sono chiusi. Anche se non si vede, siamo tutti a dieta. Ma anche noi abbiamo preso questa abitudine, vero Gilbert? E si sta anche bene, devo dire, certo, certo. Comunque, mi hanno riferito che siete amanti dell'arte. Venite che vi faccio vedere delle cose. Grazie. Prego. Però io a te ti conosco, lo sai, ti ho già visto. Ma forse ti sta. Baby, dove scappi ormai? Lo sai che ti prendo anche se dici che io non ti sorprendo e non ti bastano le cose che faccio, ti deludo, no. Si mangia. Voglio raccontarti una storia dell'intero continente caduto in disgrazia. Dio salvò unicamente quell'isola perché era abitata da gente laboriosa, ma quella gente laboriosa aveva pure tra i suoi vizi principali quello di appartarsi e mettersi a cantare nelle solitudini come uomo che pianga di nascosto. E commettevano sempre il medesimo errore di impermalirsi, di inselvatichirsi, di separarsi dal mondo. Si ridussero a ripiegare su se stessi, a chiudere la porta alla speranza, a canticchiare mestamente, sempre più numerosi nelle solitudini più squallide, e conversare giorno e notte con la morte. Interessante, meglio delle salsicce, devo dire. I crampi allo stomaco. Hai crampi allo stomaco? Hai fame? Ho
fuoco fuota! Fantastico, eh? Fantastico davvero! Però più alla Sant'Ogna e loro! Mi è flamente! Ragazzi, come ogni menù che si rispetti, ora è il momento del dolce, del caffè e della frutta. Ah, finalmente! Finalmente! Dunque, c'è un silenzio naturale. Nessuna vettura che passa, nessuna persona che si ferma a salutarmi. Quei pochi che si vedono in lontananza procedono soli, chini su se stessi, quasi ripiegati. Portano la mascherina, qualcosa che li omologa, annientando l'identità di ciascuno, proteggendo e allo stesso tempo separando. Eppure una giornata bellissima, di quelle con un cielo così azzurro che ti rapisce lo sguardo e l'anima, terso e pulito. Accarezzo il dorso del libro che ho portato con me. I libri mi tengono compagnia, anche solo tenerli in mano mi aiuta. Ma è la giornata a chiamarmi perché con quei colori incantevole e ho necessità di bellezza. Allora, da qualche parte c'è una rosa e il mare che lambisce la costa e solleva altri spruzzi salati. Un messaggio chiede. Oh! Ragazzi, è arrivato l'indizio del gioco di murali Sasperante. Gioco di murali! Conosciuto anche voi? Sì, lo conosciamo. No, niente. No, ma lo devo vincere io, ragazzi. Io qua lo so dove è questo murale, ragazzi. Io qui vi batto sul tempo, Bene, spero che questo menù culturale vi abbia soddisfatto la mente e lo spirito. Certo, se per questo anche il corpo, devo dire, vero Gibbe? Sì. Però sarebbe meglio che si arrivasse subito al caffè e magari anche la mazza caffè. È arrivato il momento del caffè e della mazza caffè. In questo momento mi piace ricordare alle persone che questa tavola fatta di arte e di cultura hanno contribuito ad imbandirla. Pinuccio Sciola, Pablo Volta, Cenzo Porcu, Franco Gaviano, Sir Giulio Godda, Anselmo Spiga e potrei ricordarne tanti altri. Beh, ragazzi, allora, stasera vi invito a cena? Siete miei ospiti? Grazie, ho impegno. È un impegno lui e poi noi la sera ormai siamo abituati ad andare molto leggeri. Grazie, grazie mille. Vabbè ragazzi, alla prossima, grazie, ciao. Grazie della visita, tornate presto. Grazie. Ragazzi, dimenticavo. In segno di fratellanza ed amicizia tra tutti i popoli dell'universo, vi regalo questa pesca, simbolo del nostro frutto preferito. Grazie capo, grazie mille. Prego. Grazie. A presto allora. A presto. Se volete mangiare, mi raccomando, ricordatevi. Certo, grazie. Una bella cerettina fatta di murale. Certo. Sì, Maruma. Anch'io.